titolare spinto, uno pronto a entrare e uno in difesa. Amici Sport al chilometro zero, andiamo a rivedere insieme il big match della terza giornata del campionato di promozione Fogliano Chiusi, una partita che non disattende l'attesa e regala gol ed emozione. Bastianelli in apertura sblocca il match dell'Udi Biancorossi, che poi subiscono la rimonta degli Amaranto. Nella circostanza il Fogliano si dimostra squadra solida e compatta, non si perde d'animo e alla fine mette 3 punti in classifica pesanti, che lo rilancia in seconda posizione, caccia aperta alla capolista Audax Rufina, e alla fine il migliore in campo è lui, Filippo Zacchei, il capitano. Io credo che Filippo oggi ha giocato come quando aveva 25-26 anni, ha fatto una partita dal punto di vista fisico esemplare, è stato veramente un trascinatore. Comunque io veramente credo che per riuscire a vincere una partita del genere bisognava farla a tutti allo stesso livello, io credo che oggi tutti promossi. Alle Chiusi non piace la direzione arbitrale, probabilmente sotto la sufficienza, però l'11 di Marco Bernacchia mette in campo tanta qualità e velocità insieme a un bel gioco, e l'11 di Laurenzi ha sicuramente tanto da lavorare. Alla fine non basta la generosità della squadra, è un Bastianelli versione super, probabilmente pesa l'assenza di Ingiustini, e ancora una volta il tecnico biancorosso agli uomini contati arretra al centro della difesa Gangè, che soffre la velocità degli attaccanti avversari, e Filosi non è al meglio della condizione, inserisce nell'11 iniziale 5 ragazzi in quota, e probabilmente a questa squadra serve qualche rinforzo. È una partita che abbiamo approcciato bene, eravamo andati in vantaggio, poi come sta succedendo dall'inizio del campionato vedo delle decisioni strane nei nostri confronti. Infatti il Chiusi ha un buon approccio con la partita e al primo affondo passa con Bastianelli, la reazione del Fogliano è immediata e Chiusi che dà l'impressione di poter reggere l'urto difendendosi sempre con ordine senza mai andare in affanno. Con il passare dei minuti però sale la pressione del Fogliano e Monaci centra una traversa sul fronte opposto e Bastianelli che lotta su ogni pallone e cerca la conclusione ma non inquadra la porta. Sale il ritmo della partita e sul calcio piazzato Casini trova il pareggio al 25esimo. Fogliano che prende coraggio sulle ali dell'entusiasmo trova il raddoppio, calcio piazzato di Zacchei e Monaci da sottomisura firma il sorpasso. La ripresa si apre con il Chiusi in avanti, Fogliano che opera in contropiedi, biancorossi di Andrea Laurenzi danno sfogo al massimo sforzo per arrivare al pareggio rendendosi pericolosi prima sul calcio piazzato poi su palla inattiva. Bastianelli chiama e riceve lo scambio, si accentra e lascia partire un tiro che fa venire i brividi a Liberali con il pallone che si perde di poco sul fondo. Naturalmente il Fogliano non resta a guardare, si rende pericoloso con Monici e con Zacchei, poi a seguito di un contatto Fofana Zacchei, il direttore di gara mostra il rosso diretto al difensore ospite e sugli sviluppi del calcio piazzato decolle l'azione che consente al Fogliano di calare il triste. Zacchei calcia corto verso un compagno di squadra che serve prontamente Monaci che cerca la profondità per mettere il pallone nel mezzo dove rompe Casini che da sottomisura mette a segno la rete che chiude il match insieme alla sua prima doppietta stagionale. Match pressoché concluso, anche se resta il tempo di vedere un gol annullato a Monaci per dubbia posizione di fuorigioco, e Fogliano che si porta con questo successo a ridosso della prima posizione e comincia a far sentire il fiato sul collo alla capolista Audax Rufina. Oggi è stata la vittoria che con il cuore, i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto la bella partita, perché il Chiusi è anche una discreta squadra, giocano bene parecchio la palla, non buttano via un pallone, hanno giocato veramente bene anche il Chiusi, anche se hanno perso 3-1, però il Fogliano oggi ha fatto.